Cordiale ben trovato ai nostri amici telespettatori, un nuovo appuntamento di TV City Focus, l'occhio lungo sulla città. Ritroviamo con piacere l'assessore alla pubblica istruzione, alle politiche sociali e all'URP, Maria Teresa Sorrentino. Buonasera assessore, ben trovata e grazie di aver accettato nuovamente il nostro invito. Buonasera a voi, grazie per avermi invitata e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo subito parlando di politiche sociali. Mercoledì scorso, primo appuntamento, primo incontro a Palazzo Baronale delle cosiddette reti territoriali. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 25 enti del terzo settore, tra cui anche parrocchie ed oratori della città. Una nuova logica, queste sono state le sue parole, di concepire le politiche sociali basate sulla partecipazione di ciascuno, una partecipazione attiva. Di che cosa si tratta? Qual è la trama alla base e come continueranno i prossimi appuntamenti? Sì, questa è una novità nel nostro comune, nel modo di fare politiche sociali, perché per la prima volta abbiamo istituito le reti territoriali, che sono dei tavoli di confronto permanenti sostanzialmente con gli enti del terzo settore, con le parrocchie, con gli oratori che si occupano di tematiche specifiche. Abbiamo individuato tre filoni tematici. Il primo è dell'incontro che abbiamo fatto l'altro giorno sul tema del contrasto alla povertà e al disagio sociale. Il secondo, che faremo la settimana prossima, lunedì, sul tema delle politiche a favore della disabilità. E il terzo, che faremo l'8 febbraio, invece, sul tema della valorizzazione della terza età. Questi tavoli permanenti sono un'occasione veramente preziosa per cominciare a pensare insieme con gli enti che si occupano di queste tematiche specifiche. La novità sta proprio in questo, perché non presentiamo più una programmazione a consuntivo, no? Cioè già fatta agli enti che poi dovranno in qualche modo offrire i servizi, ma sovvertiamo la logica e diciamo: iniziamo a ragionare insieme, facendo una lettura dei bisogni della nostra città e sulla base di quelli programmando anche delle politiche che possono essere più funzionali al benessere e ai bisogni dei nostri cittadini. E crediamo anche in questo modo di proporre una nuova modalità di fare welfare, che è una modalità di una solidarietà ed una sussidiarietà che è condivisa, no? L'ente comunale, l'ente d'ambito è a fianco dei soggetti del terzo settore che quotidianamente lavorano, si sporcano le mani rispetto a questi temi così importanti, e quindi sedersi alle reti, far parte di un tavolo condiviso, significa poter pensare per la prima volta anche a delle soluzioni condivise che così, poiché sono il frutto di un lavoro di gruppo, diventano anche più incisivi, hanno una maggiore capacità di incidere. E questo anche al fine di poter programmare insieme il nuovo piano sociale di zona, che è un obiettivo importante perché purtroppo siamo già molto in ritardo, avendo ereditato un grandissimo ritardo, ma è un obiettivo al quale necessariamente dobbiamo lavorare. Sovvertita la logica dal produttore al consumatore, questa volta una sorta di ragionamento inverso: dal consumatore progettare e costruire la proposta insieme al produttore. Bene, restiamo in un argomento affine, una sua recentissima delega è quella alla gentilezza. A tal proposito, lo scorso martedì nella Reggia di Portici c'è stata la cerimonia inaugurale del progetto Costruiamo Gentilezza, un progetto che vede oltretutto la città metropolitana di Napoli come capofila, oltre che capitale della gentilezza per il 2024. In concreto, che cosa prevede del progetto, quali saranno le ricadute effettive sul territorio di Torre del Greco e, a tal proposito, che cosa sono i comitati unici di garanzia. Questa delega alla gentilezza è una delega nuova che io ho chiesto profondamente al sindaco, perché sembra una delega apparentemente banale, in realtà invece io penso che sia una delega ricca di contenuti e di significati. Questo è un anno straordinario perché la città metropolitana di Napoli, insieme a tutta l'area dei comuni vesuviani, è capitale nazionale del progetto Costruiamo Gentilezza, e mi sembrava improprio che la città di Torre del Greco non appartenesse alla rete dei comuni
comuni gentili e quindi mi sono fatta promotrice invece della possibilità di appartenere ai comitati unici di garanzia che hanno proprio l'obiettivo di diffondere il progetto Costruiamo Gentilezza. Che cos'è questo progetto nel concreto? Il progetto mira proprio a diffondere pratiche gentili a costo zero all'interno della città, con le modalità più vaste, partendo dai bambini piccoli e quindi rendendo le scuole protagoniste dei progetti di gentilezza, ma anche andando poi nella società civile e quindi potendo agire su tutti affinché si possano diffondere pratiche gentili che aiutano la nostra città e aiutano il nostro stile di vita. Come città di Torre del Greco, attraverso il mio assessorato alla gentilezza, io ho proposto una serie di iniziative che realizzerò nell'arco del 2024, che sono iniziative a costo zero, perché a volte le cose importanti poi hanno anche la possibilità di essere fatte senza un costo, un onere eccessivo per il nostro ente, che però sono delle iniziative importanti che possono arrivare alla città. Ad esempio, abbiamo già realizzato un gazebo della gentilezza è stato un modo carino per iniziare ad incontrare la città e per iniziare a raccontare alla città questo progetto, diciamo, nazionale, no? Che ci vede al fianco di tanti altri comuni d'Italia. E altre saranno le pratiche che faremo nel corso del 2024. Grazie Assessore, continuiamo a parlare di bambini, cambiamo argomento, punto lettura Giovanni Guarino. Iniziato un laboratorio immaginato proprio da lei e rivolto agli allievi delle classi dell'infanzia, un progetto che ovviamente è rivolto ed aperto a tutte le scuole del territorio. Qual è la finalità da raggiungere, come si articola e che cosa prevede? Il punto lettura intitolato a Giovanni Guarino, come sapete, è un punto lettura che abbiamo inaugurato all'inizio di dicembre del 2023 e che mi rende molto fiera perché abbiamo riportato al Palazzo Balorane, il palazzo più bello della nostra città, questo punto lettura che è meravigliosamente arredato grazie al contributo di Fondazione Polis e che è un punto lettura rivolto ai bambini 0-6 anni. Abbiamo fatto nel mese di dicembre una bellissima iniziativa che è il premio Giovanni Guarino, dove all'interno del punto lettura abbiamo ospitato tutte le classi delle scuole medie e superiori delle nostre scuole del territorio che hanno poi partecipato, hanno fatto un laboratorio di legalità e poi hanno partecipato ad un concorso. E questa volta, a partire dal mese di gennaio, abbiamo deciso di allargare il progetto anche ai bambini di 5 anni delle nostre scuole, quindi alle classi che hanno voluto aderire e devo dire sono stata molto felice poi di scoprire che abbiamo avuto una grandissima adesione, tanto che continueremo con questo progetto sicuramente fino alla fine di quest'anno scolastico. Abbiamo ormai il calendario con le date fino al mese di giugno, perché anche le scuole hanno compreso il valore fortissimo e la potenza di questo punto lettura, che è un luogo dove i bambini possono, attraverso un'educatrice formata, specializzata e messa a disposizione dalla Fondazione Polis, possono avvicinarsi al mondo della lettura, una lettura pensata proprio per i bambini 0-6 anni, quindi con degli albi illustrati che sono veramente meravigliosi e possono attraverso l'accesso alla lettura entrare anche in un filone di cultura, di legalità che è funzionale alla prevenzione del disagio sociale. Questo è l'obiettivo del punto lettura e questo sarà il primo di tanti altri progetti che faremo. Tra l'altro, mettiamo a disposizione delle scuole il nostro trasporto scolastico, quindi tutto è completamente a costo zero per le famiglie ed è un'esperienza che i bambini fanno all'interno, diciamo, della loro proposta curriculare. Quindi il venerdì mattina vengono al Palazzo Baronale, che secondo me è un'esperienza anche molto bella per i bambini, no? Vedere qual è il palazzo dove c'è il sindaco, dove c'è l'amministrazione, quindi anche un'esperienza di conoscenza molto bella. Tra l'altro il punto lettura, che ricordo, è un punto gratuito e a disposizione della città, è aperto non solo tutti i venerdì mattina, ma anche tutti Sabato. sabato pomeriggio. Io invito le famiglie a venire, invito le famiglie dei bambini che hanno 0-6 anni ad accompagnare i loro bambini. Io stessa ci sono stata sabato scorso con i miei bambini e con alcuni amichetti, diciamo, della loro età ed è stata un'esperienza molto molto bella per i bambini e anche per noi genitori che accompagniamo i nostri bambini, che attraverso l'ausilio dell'educatrice possiamo essere accompagnate nel rendere la lettura un'esperienza di relazione veramente fondamentale.
Parliamo ora di scuole. Scongiurato a dicembre scorso il provvedimento di accorpamento previsto da Regione Campania, dall'assessore Lucia Fortini, che avrebbe dovuto riguardare due storici ed identitari istituti superiori di Torre del Greco, l'Istituto Nautico Colombo e il Liceo Classico Gaetano De Bottis. Resta tuttavia una fine preannunciata. Può dirsi a tal proposito allora che il pericolo sia stato realmente evitato, superato, scongiurato? Diversamente, quali potrebbero essere le strategie da mettere in campo e quali di fatto mette in campo l'amministrazione comunale per recuperare, salvare e garantire la sopravvivenza di due istituti che, oltre ad aver fatto la storia di un territorio, ma anche di una grande fascia territoriale, quella vesuviano-costiera, poi diventano e rappresentano anche due motivi identitari Certo. della identità di Torre del Greco. Prego, Assessore. È così. Noi a dicembre abbiamo veramente, diciamo, temuto tantissimo, no? Per il tema del dimensionamento scolastico, che ricordo è una legge nazionale che purtroppo abbiamo tutti subito e fortunatamente, grazie, devo dire, al grande lavoro del nostro sindaco, ma anche grazie al grande lavoro non solo dell'assessora Fortini, ma anche diciamo, della dottoressa Loredana Raia, che veramente hanno dato un grande segnale anche di attenzione alla nostra città. Siamo riusciti ad evitare il dimensionamento scolastico, per cui a Torre del Greco non ci sono stati in effetti dei dimensionamenti. È ovvio che noi siamo consapevoli che questo tema aleggia purtroppo sulla nostra città e che potrebbe essere che dovremo nuovamente fare i conti, e di questo anche le istituzioni scolastiche sono molto consapevoli, no? Che è necessario anche diciamo, attivarsi per, rispetto al tema delle iscrizioni, ma anche diciamo, sicuramente è chiaro un po' a tutti. Quello che faremo come comune, anche d'accordo con il sindaco, è che noi ci impegneremo anche direttamente a fare una battaglia contro il governo, perché noi siamo veramente contrari a questa misura del dimensionamento. Non si può pensare di fare cassa attraverso le scuole. Questo deve essere un messaggio chiaro rispetto al quale noi, diciamo, lo esprimeremo veramente con grandissima fermezza. Grazie Assessore, anche per lei l'ultima domanda. Restiamo in tema scolastico. Quali le iniziative nel medio-lungo periodo prossimo da mettere in campo a favore degli istituti scolastici di Torre del Greco? Noi stiamo un po' lavorando, come sapete, l'anno scorso abbiamo erogato dei finanziamenti per i progetti extrascolastici, circa 250 mila euro dati alle nostre scuole per l'attivazione di questi progetti, e adesso a breve, in primavera, faremo anche una verifica dello stato dell'arte di questa progettazione, quindi un monitoraggio. Sì, negli altri anni questi finanziamenti sono stati erogati, anche se con un importo minore, e devo dire che ogni volta hanno rappresentato un'esperienza molto significativa per le scuole, perché veramente con questi finanziamenti fanno dei progetti di grande utilità per i ragazzi, non solo spesso di ristrutturazione proprio di spazi condivisi, ma anche progetti come laboratori che hanno un impatto sui ragazzi. Quindi in primavera faremo un monitoraggio di queste progettazioni, quindi dei finanziamenti che abbiamo erogato, anche al fine di diciamo, programmare eventualmente l'avvio di nuovi finanziamenti per i progetti extrascolastici. Io la ringrazio, Assessore, anche per lei l'appuntamento è al prossimo giro, prossima corsa. TV City Focus continuerà nelle prossime settimane ad allungare il proprio occhio sul territorio, a rilevare le diverse situazioni. Io la ringrazio della disponibilità di essere Grazie a stato in voi. nostra compagnia, ringrazio il nostro calorosissimo e attento pubblico che ci segue davvero ogni settimana. Appuntamento alla prossima per un nuovo avvincente argomento. Grazie, Grazie, buonasera a tutti. buonasera da Salvatore Perillo e dall'assessore Maria Teresa Sorrentini. Grazie.